ne ho censite 32 specie, ma certamente non ho la pretesa di dire le ho censite tutte. Vivono nei terreni marginali, perché il peggior nemico di queste piante è l'uomo. Le orchidee spontanee hanno una vita molto difficile, però hanno la caratteristica e la forza di adeguarsi un tantino nel posto. Noi diciamo questa genere, questa specie di orchidea predilige terreni magari argillosi, però non è detto che in altri terreni non viva. I colori sono infiniti, perché vanno dal bianco al nero con tutta la gamma dei colori, e sono piante estremamente variabili sia nell'aspetto che nel colore, perciò la gamma è infinita. Questa che vediamo adesso è la Dattylorhiza romana, che è rappresentata dal fiore giallo e viola, però ci sono una infinità di colori che chiaramente vanno dal giallo al viola, che sono gli ibridi. Questa sarebbe la Neotia nidus avis, che è un'orchidea, vedendola al colore, c'ha un colore amorfo, insignificante, no? Questo è perché è priva di clorofilla. Davanti alla chiesetta dei Fratelli Agosti c'è una fioritura eccezionale.